di Rio Stintiglia è un motivo di felicità e orgoglio poter ospitare iniziative, eventi di questo genere per il valore, la profondità, l'importanza che hanno. E come appunto ho avuto già modo di dire, sono anche situazioni che consentono di raccogliere i rappresentanti delle principali istituzioni che governano il territorio nel quale il parco è diffuso e ricade, quindi dal 10° municipio del Comune di Roma al ovviamente il Comune di Fiumicino e anche la Regione è presente. Ma l'iniziativa è importantissima, questo ciclo raduno che ha un doppio significato, che ci tocca direttamente perché comunque tutti gli interventi e tutte le iniziative di solidarietà noi ovviamente siamo pronti a dare una mano, a sostenerli e così via. E poi, siccome stiamo parlando soprattutto di bambini e bambini che fanno riferimento a una grande struttura che abbiamo nel nostro territorio, Bambin Gesù, è ovvio che siamo chiamati direttamente in causa. Poi anche per un secondo motivo, il secondo motivo è quello di un percorso dell'imperiale, così come si è detto, come sta nel programma, che tocca in pieno il nostro territorio che ha due porti imperiali, di epoca imperiale, con questo percorso unico che va da Ostia Antica passando Isola Sacra per arrivare a Portus, e quindi questa è la prima tappa di una serie di iniziative che però di solidarietà, che ha uno scopo molto importante, molto significativo, quello di aiutare la ricerca sul cancro al cervello, soprattutto dei piccoli. La ricerca è fondamentale per cercare appunto di andare a intervenire su determinate malattie che purtroppo affliggono tutta la popolazione. Il 10° municipio ha patrocinato questo evento perché crede fondamentalmente a queste iniziative per la quale insomma le sosteniamo sostanzialmente. Pertanto ringrazio chiaramente la Fondazione IAL per le attività che sta svolgendo e per la promozione informativa, la comunicazione su questa tematica della ricerca e del sostegno alle famiglie per l'oncologia. Sono la presidente della Fondazione IAL, una fondazione che si occupa di finanziare progetti di ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico, quindi stiamo parlando di tumori del sistema nervoso centrale in età pediatrica. Da quando siamo nati ci occupiamo di questo e lo facciamo insieme all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e alla Fondazione Bambino Gesù. Questa iniziativa, l'IADE, Ride for Hope, via Imperiali in questo caso, è la seconda edizione di un format che nasce l'estate scorsa. È un tour appunto in bicicletta che serve sostanzialmente a sensibilizzare rispetto alla malattia oncologica, neuro-oncologica nei bambini e a finanziare i nostri progetti. Come potete aiutarci? Acquistando il pettorale per l'iniziativa. Ride for Hope è una passeggiata sostanzialmente che partirà da qui dai cancelli del meraviglioso parco archeologico di Ostia Antica e poi percorrerà il parco, quindi una bella e agevole passeggiata adatta a tutti, e finirà al porto di Traiano, quindi nel Comune di Fiumicino. La data è sabato 12 giugno alle ore 10 davanti al cancello del Parco Archeologico di Ostia. Il pettorale potete acquistarlo sul nostro sito progettoil.com. Grazie.